ANAS comunicherà domani tempi e modalità di riapertura della statale 34. Il sindaco Albertella: si intervenga o moriremo di burocrazia. Smottamento a Colloro, chiusa la provinciale dalle 22 alle 5.30. Dopo l'allarme di ieri a Vogogna si torna alla normalità. Vertice questa mattina in prefettura per fare il punto. I laghi Maggiore e Orta sorvegliati speciali, il Verbano è destinato a crescere nelle prossime ore, stabile il livello del bacino acusiano. Furto di gas per 200.000 euro, i carabinieri di Stresa hanno denunciato 18 persone, l'indagine è partita da una segnalazione di Italgas. Ancora una giornata ricca di colpi di scena al Maggiore Off-Road Arena nell'ultima tappa della stagione. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, lo abbiamo visto dai titoli, in copertina c'è la situazione viaria della statale del Lago Maggiore che rimane chiusa. L'ANAS oggi è intervenuta al tavolo prefettizio convocato a Villa Taranto per fare il punto sulla situazione. A quel tavolo il prefetto, naturalmente, gli enti locali, le forze dell'ordine per fare il punto della situazione. Bene, ANAS oggi non è stata in grado di dire quali saranno i tempi e le modalità di riapertura della strada internazionale dalla quale transitano ogni giorno 6.000 lavoratori frontalieri, fra gli altri diretti in Svizzera. Da questa riunione il sindaco Albertella, come il sindaco di Verbania Marchionini, sono usciti visibilmente arrabbiati. Allora, al termine, la nostra Maria Elisa Gualandri ha raccolto le impressioni di Albertella. Poco più di un anno dopo ci risiamo e solo per un miracolo questa volta non c'è stata una vittima. Sindaco, lei è molto arrabbiato. Molto arrabbiato, perché ho chiesto anche in questa riunione a tutti, ciascuno per le proprie competenze, che bisogna attivare delle procedure d'urgenza. Se il protocollo l'abbiamo firmato, i 60 milioni sono stanziati, occorre che lo Stato, chi non spetta a me dirlo, io lo chiedo a tutti, si è attivata una procedura d'urgenza per poter iniziare i lavori di messa in sicurezza nel più breve tempo possibile, altrimenti, se con le vie ordinarie e burocratiche, rischiamo di trovarci qui magari in qualche altra occasione, magari più tragica di questa. Attualmente che cosa è emerso sulla situazione della frana? Ma è emerso che Anna sta lavorando, quando avrà finito i lavori di pulizia, speriamo entro stasera, domani ci sapranno dire una tempistica realistica che oggi non sono in grado di riferire. Per cui aspettiamo domani che Anna ci dica quali sono gli interventi che intende fare e in quali tempi riuscirà a farli. Per il momento restano confermati quindi battelli sostitutivi e provvedimenti già presi? Tutti i provvedimenti già presi, fino a nuove comunicazioni, quando sapremo una tempistica più realistica. Allora, vi abbiamo riferito nelle passate edizioni del nostro giornale di come la zona compresa fra Beura, Vogogna, Premosello e Ornavasso sia stata quella più colpita dall'ondata di maltempo nella serata di ieri. Torneremo sul comune di Vogogna fra poco. Prima vi dobbiamo riferire di quanto successo nel pomeriggio a Premosello lungo la provinciale per Colloro, dove si è verificato uno smottamento. La strada provinciale resterà così chiusa dalle 22.30 di questa sera sino alle 5. Dalle 22, scusate, di questa sera alle 5.30 di domani, a causa dello smottamento che si è verificato al chilometro 1.800, di giorno si transita con servizio di guardiania. Due volontari presidiano la zona. Il provvedimento di chiusura è stato disposto dal sindaco Monti in via d'urgenza, in attesa che sia la provincia del VCO ad occuparsi della questione. Oggi gli uffici provinciali del settore viabilità sono chiusi, quindi non c'era nessuno che potesse intervenire. Inaudito come non cambi mai nulla. A nostre spese il geologo ha fatto una prima valutazione consigliando la chiusura. Queste sono le parole del sindaco di Premosello, Giuseppe Monti. Va detto che nella frazione montana di Colloro vivono 230 persone. Queste appunto le immagini di Colloro, della provinciale. Ora noi saliamo poco più a nord, nel comune di Vogogna, dove appunto ieri c'era stato un allarme per la possibile esondazione di una torrente, ma erano diversi i sorvegliati speciali. Facciamo il punto anche alla luce della riunione che c'è stata questa mattina in prefettura.
Anche la situazione di Vogogna, dove ieri sera si sono vissute ore di paura per i rii in piena, in particolare il rio della Chiesa che attraversa il centro abitato, è stato oggetto del vertice di questa mattina a Villa Taranto per ricostruire l'accaduto. La causa è stata sicuramente l'abbondanza delle precipitazioni nel pomeriggio di ieri, con l'ingrossamento dei rii e una frana a monte in un punto che non è ancora stato individuato perché non è ancora stato possibile utilizzare i droni a causa del maltempo. I rii si sono così riempiti di materiale, di cui il sindaco Enrico Borghi, con un'ordinanza, ha sentito il vicepresidente della regione Aldo Reschigna, che ha chiesto lo stato di emergenza, ha disposto la rimozione sia a valle che a monte. A preoccupare infatti sono le previsioni di nuove piogge per il fine settimana e quindi l'esigenza è di pulire il più possibile bacini e corsi d'acqua. Vogogna è stata colpita anche da una piccola tromba d'aria, come dimostrano gli alberi abbattuti e ritorti all'Alpe Marona. Borghi ha anche chiesto la comunicazione tempestiva in caso di eventuali rilasci dalle dighe dell'Alta Ossola, dal momento che in montagna non sta nevicando e il ponte dell'Amazone rappresenta una sorta di collo d'imbuto per la valle. Perciò è necessario poter prendere tempestivamente provvedimenti in caso di possibili esondazioni. Per ora comunque a Vogogna la situazione è sotto controllo. In prefettura era presente anche il neoeletto presidente della provincia Arturo Lincio, che si è unito all'appello del sindaco Albertella nella richiesta che vengano effettuati con urgenza gli interventi sia sulla statale 34 del Lago Maggiore che sulla statale della Valle Vigezzo, interventi già previsti e finanziati bloccati dalla burocrazia. Non è ammissibile in un paese civile, ha detto Lincio, che un accordo di programma con 60 milioni già stanziati non venga attuato perché i meccanismi burocratici non lo consentono. Lancio un appello al governo perché la sicurezza venga prima della burocrazia. Queste procedure negli altri paesi europei non esistono. E anche i sindaci della Valle Vigezzo si sono fatti sentire con un nuovo appello all'ANAS, anche in vista dell'aumento di frontalieri che transiteranno sulla 337 in seguito alla chiusura della statale 34, per sollecitare la messa in sicurezza del tratto tra Re e Camedo. I sindaci hanno anche sottolineato la necessità di un incontro urgentissimo con ANAS, peraltro più volte richiesto, per aver informazioni relative all'appalto dei lavori per la messa in sicurezza definitiva e per il quale era stata garantita la consegna della progettazione definitiva entro giugno 2018 e l'avvio dell'iter autorizzativo entro la fine del 2018. Intanto domani riapriranno le scuole di Vogogna, Premosello Chiovenda e Ornavasso, si tornerà quindi regolarmente sui banchi. Resta ancora da dire che ANAS ha annunciato nel pomeriggio la riapertura della statale 659 della Valle Antigorio-Formazza tra Canza e Formazza. È stata infatti ultimata la messa in sicurezza del versante e rientrata così anche l'allerta meteo e idrologica. Ora invece, nonostante il tempo abbia dato una tregua importante, restano sorvegliati speciali i laghi del Verbano Cusio-Ossola. Cominciamo dal Lago Maggiore, il lago è esondato a Pallanza, anche ad Arona, nella città del San Carlone. È andata Laura Fabbri. Siamo nel quartiere Riviera ad Arona. Come potete vedere, questa è la zona più bassa di questo tratto di costa del Lago Maggiore e qui il Verbano è esondato. Ha sommerso una parte della spiaggia, cigni e papere sono vicinissimi alla camminata e ha sommerso anche una parte del lido, dove peraltro ci sono delle strutture che sono state invase dall'acqua. La situazione però non desta preoccupazioni al momento. Abbiamo avvisato con congruo anticipo, quasi una settimana d'anticipo, quindi la gente ha potuto liberare cantine e garage e non avere grosse problematiche. Stanotte la polizia locale è stata qui praticamente tutta la notte insieme ai carabinieri, la Croce Rossa, la Protezione Civile e i Sogit hanno praticamente monitorato gli altri due torrenti, il Vevera e il Rio Alaska, che non esondassero. Per ora, incrociando le dita, pur avendo avuto una esondazione, ma diciamo non ha creato danni di rilievo. Ecco, abbiamo visto il lido è a mollo, ci sono anche delle strutture, in questo caso non sono stati segnalati danni? Purtroppo non hanno ottemperato a quello che dovevano essere i loro obblighi, perché effettivamente a settembre chi ha in gestione lì dovrebbe dovuto liberare degli immobili che sono in questo momento lì. Quindi noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, quindi la nostra responsabilità finisce qui. Oggi il maltempo ci ha dato una tregua, però assessore, è prevista nuova pioggia nei prossimi giorni. Come vi state organizzando e che cosa prevedete?
Allora, innanzitutto ieri sera abbiamo attivato il COC dalle 18, che rimarrà operativo fino alla scadenza delle emergenze e dell'allerta. Resta anche il divieto di parcheggio in questa zona? Assolutamente sì, per oggi e fino a quando poi decideremo di chiudere e dare fine alla situazione del COC. Voi avete un contatto diretto con la popolazione, che cosa vi chiede in queste ore? Allora, la popolazione è un po' preoccupata per i livelli dell'acqua, chiede quanto manca all'esondazione, però non abbiamo grandi problemi sulla città di Arona. Si sta già lavorando per ripulire il lungolago? Sì, certo, sempre. Ci sono parecchi detriti? Moltissimi. Lago fuori da stanotte pure a Pallanza davanti al municipio, ma anche qui l'amministrazione comunale riferisce che la situazione è tranquilla e non presenta particolari criticità. Le parti sommerse sono quelle della passeggiata del lungolago e di parte della sede stradale e non sono interessati edifici. Dalle proiezioni pervenute il massimo livello dovrebbe essere raggiunto nella tarda serata con 195,7 metri sul livello del mare. Dalla mattinata di domani il lago dovrebbe tornare a scendere. Al momento sospeso il mercato del venerdì, ma la decisione definitiva sarà presa solo nella giornata di domani. Il bollettino ARPA della Regione Piemonte ha riportato a livello 1 ordinario la criticità per le prossime 36 ore contro il livello 2 di ieri. Allora, la situazione è costantemente monitorata anche nel Cusio, il livello del lago d'Orta oggi pomeriggio ha smesso di crescere, lo dice l'ultimo bollettino emanato dalla Sala della Protezione Civile della Regione Piemonte, che resta attiva ancora per le prossime ore. Una situazione, possiamo dirlo, decisamente migliore rispetto a quella che si viveva solo 4 anni fa, quando un'alluvione in quel caso portò Omegna davvero sott'acqua. Le acque del lago hanno cominciato a esondare a Romegna, creando diversi problemi alla viabilità. Chiusa la strada davanti al Marmotto, chiusa la strada che porta all'ospedale Madonna del Popolo, dove il parcheggio esterno è stato invaso dalle acque fuoriuscite dai tombini. Per questo motivo in via Mazzini è stato istituito il doppio senso di marcia. A proposito di ospedale, è pronto l'eventuale piano di evacuazione se il lago dovesse raggiungere la fatidica soglia dei 230 cm sopra il livello medio. Attualmente il livello delle acque è di circa 205 cm. Rispetto a 4 anni fa ci siamo dati appuntamento con un livello idrometrico più basso, proprio per fare anche eventuale evacuazione con calma, per non arrivarci magari nella notte piena come abbiamo fatto la volta scorsa. Problemi sono stati segnalati alla biblioteca, chiusa per infiltrazioni d'acqua dal tetto, allagamenti in cantine e garage dei condomini, allagati anche alcuni locali dell'oratorio di Crusinallo per le forti piogge della scorsa notte. Ed anche al liceo Gobetti sono stati fatti dei sopralluoghi dopo alcune segnalazioni dei genitori preoccupati per la portata della torrente Nigoglia. Non è una situazione di pericolo, però l'abbiamo individuata, monitorata e la studiamo nei prossimi giorni. Ai giardini l'acqua ha invaso praticamente tutto fino al parcheggio, ecco perché è stato sospeso dall'amministrazione comunale tramite un comunicato il mercato settimanale che si sarebbe dovuto svolgere come di consueto il giovedì, vale a dire domani. Prima di chiudere questa pagina dedicata all'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia, dobbiamo ancora dire che la giunta municipale di Villa d'Ossola ha deliberato proprio in queste ore la richiesta dello stato di calamità a seguito dei danni causati questa volta dalla tromba d'aria che si è abbattuta su Villa d'Ossola la scorsa settimana. C'è poi da dire anche di una situazione critica che si registra ancora a distanza di 7 giorni in Valle Antrona. Mancano acqua ed elettricità nella frazione Zonca di Monteschino a seguito sempre dell'ondata di maltempo della scorsa settimana. Qui risiedono anche delle famiglie, 16 persone complessivamente, sono decine e decine gli alberi caduti sulla rete elettrica e sulla strada. La frazione al momento è raggiungibile solo con fuoristrada o a piedi dalla frazione di Barboniga. AIB, volontari e comune di Borgo Mezzavalle, e proprio il sindaco Preioni a riferire di questa situazione, hanno provveduto a liberare la strada, ma ancora molte piante vanno messe in sicurezza. Ed ora cambiamo argomento, veniamo all'indagine portata a termine dai carabinieri di Stresa e che ha portato alla denuncia di 18 persone. Vediamo perché.
Furti di gas per un valore di 200.000 euro scoperti dai carabinieri della stazione di Stresa in seguito a una lunga e complessa indagine che ha portato alla denuncia di 18 persone. Tutto era partito nel 2016 da una segnalazione di Italgas. I militari hanno scoperto numerosi casi di abitazioni private e alcune aziende che, nonostante i sigilli apposti ai contatori perché morosi, utilizzavano ugualmente il gas metano. Interessato il territorio di Stresa, Baveno e dell'Alto Vergante per un totale di 200.000 metri cubi non pagati. Di essi 100.000 sono ricondotti a un'azienda di Resa. Non è stato facile per i carabinieri ricostruire i vari passaggi. Alcune case erano andate all'asta, altre nel frattempo erano soggette a procedure fallimentari. Alla fine però i responsabili, che probabilmente pensavano ormai di averla fatta franca, sono stati scoperti e denunciati. Le accuse nei loro confronti sono furto aggravato continuato e violazione di sigilli. Ma l'indagine non è ancora terminata. Ci sono infatti altri casi al vaglio dei militari del comandante James Louis. Vi ricorderete della vicenda della giovane mamma siriana che abortì a Domodossola l'estate di qualche anno fa dopo che i gendarmi decisero per il suo riaccompagnamento coatto. Si è concluso ieri il processo davanti al Tribunale Militare di Zurigo per il poliziotto che dispose il riaccompagnamento in Italia. L'agente è stato condannato. Il Tribunale Militare d'Appello di Zurigo ha inflitto una multa alla Guardia di Confine Svizzera finita sotto processo per l'aborto spontaneo di una siriana che nel luglio 2014 venne respinta dalla Svizzera e rimandata a Domodossola. Al poliziotto, accusato di lesioni colpose e ripetute in osservanza di prescrizioni di servizio, il Tribunale ha inflitto una pena pecuniaria, 150 quote da 150 franchi, pena sospesa. In primo grado il Tribunale Militare di Berna lo aveva condannato a 7 mesi di detenzione poi sospesi. Il processo ha ripercorso quanto accadde ad una donna siriana allora 22enne e al 7° mese di gravidanza. Respinta al confine franco-elvetico di Vallorb con altri 36 profughi siriani, venne riportata a Briga per essere poi rimandata in Italia. Secondo i fatti la donna si sentì male a Briga mentre stava aspettando di essere messa sul treno diretto a Domodossola. Lei e il marito sostengono di aver chiesto aiuto ma di non essere stati ascoltati. Appena giunta a Domodossola la siriana ebbe un collasso e si accasciò sul marciapiede della stazione ferroviaria Ossolana. Intervenne la polizia di Domodossola che la fece ricoverare in ospedale. A San Biagio la donna però ebbe un aborto spontaneo. Lo stadio Pedroli è al centro dell'ultimo scontro fra Luigi Pedretti e il sindaco di Verbania Silvia Marchionini. Ad animare la discussione le parole rilasciate al nostro Daniele Piovera nel corso della trasmissione Dilettanti per Dire. Come sempre la presenza di Luigi Pedretti a Dilettanti per Dire lunedì sera non è passata inosservata. Il presidente onorario del Verbania ha parlato di mercato, degli obiettivi della sua squadra del cuore ed ha attaccato l'amministrazione comunale con parole dure sullo stato del Pedroli. Non sono assolutamente contento di come è messo lo stadio comunale di Verbania. Se voi guardate l'esterno è una cosa scandalosa. Il campo non parliamone perché giocano cani e porci. Fanno giocare tutti. Avete visto il campo del Borgo Manero che gioca una sola squadra, un biliardo. Non abbiamo un bagno per gli handicappati, l'abbiamo sotto la tribuna dalla parte. Il campo viene concesso a tutti. Io, che sono maligno, dico che sono concessioni elettorali. Parole che hanno suscitato la reazione della sindaco Silvia Marchionini. Con sorpresa e rammarico ho ascoltato il presidente onorario della Verbania, Luigi Pedretti, durante la trasmissione Dilettanti per Dire e numerosi sono stati i genitori, così la Marchionini, gli amanti del calcio, che mi hanno manifestato il loro disappunto per affermazioni tanto divisive e insensate, soprattutto perché nello sport l'esempio è tutto. Ribadisco che ormai da 3 anni il comune si fa carico di tutto ciò che riguarda la struttura, manutenzione campo, utenze, pulizia, controllo,
contributi extra per un costo che si aggira sui 100.000 euro. Questo per consentire alla prima squadra e alla sua dirigenza di svolgere pienamente il proprio compito e recuperare una struttura al servizio della città che, lo ricordo, esce da una lunga situazione di debiti e mancata manutenzione delle precedenti gestioni vergognosa. Lo stadio è per tutti, anche per i tanti ragazzi, ad esempio dell'Accademia, che fanno formazione sportiva e sono il vivaio su cui investire anche per il Verbagna Calcio. Finanziare il calcio cittadino nel tempo, come ha fatto con merito Pedretti, non dà diritto a parole aggressive e poco rispettose di stile padronale, conclude Marchionini. Il sindaco di Imborio si è improvvisato sceriffo in una notte di questa settimana. Il sindaco si trovava a transitare attorno alla mezzanotte per una via del suo paese, ha visto un'auto sfrecciare a grande velocità, ne è nato un inseguimento, raggiunta l'auto, ha avuto modo di annotare la targa e l'ha passata alla polizia municipale. Sentite cosa è successo. Il sindaco di Imborio, Roberto Del Conte, impegnato in prima persona a mantenere decoro e disciplina sul suo territorio. Qualche tempo fa aveva fatto multare un cittadino che abbandonava rifiuti. L'altro ieri ha beccato un automobilista indisciplinato che ha tagliato una rotonda, buttandosi sulla sinistra e superando la vettura del primo cittadino. Ne è nato un inseguimento degno dei più seguiti film americani. Sull'auto con Del Conte c'erano l'assessore Michela Baratelli e la presidente del Consiglio Comunale Cristina Colombo. Era passata la mezzanotte, lo spericolato e spavaldo candidato alla Formula 1 all'incrocio di Piazza Vittorio Veneto, al volante di una Mercedes, ci ha superato evitando lo stop, racconta il sindaco. Dopo la strettoia in Piazza Martiri ha tagliato la rotonda a sinistra, è stato inseguito per alcuni chilometri, ma il furbo accelerava sempre più. Del Conte però, indossati i panni del vigile severo, lo ha inseguito sino a rilevare i numeri della targa. Le foto e il video, fatte dagli amministratori, sono stati trasmessi al comandante della Polizia Municipale. Oltre alla denuncia per il non rispetto del codice della strada, rischia una pesante sanzione. Il contributo economico che ne deriva andrà a favore delle spese per la sicurezza stradale, un debito civico per la comunità. Sorpresa amara e salatissima per il furbetto, oltre alla multa, sospensione della patente e una lettera di richiamo con la firma del sindaco. La polizia locale ha rintracciato la vettura e il trasgressore, che si è visto recapitare i due verbali. Ora uno sguardo alla nostra programmazione, giovedì alle 18 con repliche nella giornata di venerdì alle 13 e poi ancora alle 21.30 all'infinito dentro un bisogno, le anticipazioni. Buonasera, vi aspettiamo all'infinito dentro un bisogno, la rubrica settimanale sul mondo del volontariato e del non profit. Ospite di questa puntata è il professor Davide Maggi, professore ordinario di economia. Con lui parleremo del mondo del non profit, ossia di quel mondo in cui l'economia non ha solo una finalità, come finalità il profitto, ma come finalità la solidarietà e la costruzione del bene comune. E tra le altre cose parleremo anche dei benefici che noi cittadini possiamo avere aiutando coloro che aiutano, quindi facendo delle donazioni, dando dei contributi alle associazioni di volontariato e realtà non profit, possiamo anche avere, oltre alla nostra soddisfazione personale, anche un'agevolazione fiscale. Vi aspettiamo. Non perdetevi l'appuntamento, noi ora siamo a parlare di sport, in apertura di pagina sportiva abbiamo i motori, vediamo. Nelle Supercar, dopo aver comandato per tutto il campionato, Oscar Hörfeld si è dovuto arrendere proprio all'ultima gara a un arrembante Marco Norris. Il pilota della Mitsubishi Lancer Evo numero 81 si è aggiudicato la vittoria nella gara e nel campionato dopo una giornata ricca di duelli con lo stesso Hörfeld e con un Ivan Carmellini che al debutto con la Fiat Grande Punto ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe. Nelle Super 1600 una giornata tutto sommato tranquilla per Stefano Cerri, che ha vinto il round 4 e si è laureato campione italiano dopo una gara in cui è sembrato sempre in pieno controllo del mezzo e degli avversari. Una vittoria meritata per il portacolori del team Speedfire, che ha preceduto un ottimo Silvano Ruga ed il campione uscente Marco Valazza.
Nelle kart cross, dopo la prima curva della finale, era ultimo e aveva abbandonato i sogni di gloria. Invece Gabriele Zoppetti è riuscito a laurearsi campione italiano dopo una domenica ricca di emozioni. Zoppetti, pur non brillando come negli altri round, era riuscito a sopravanzare in classifica Michael Giacomotti già dopo le curve del mattino, ma come detto all'inizio della finale tutto sembrava perduto. Dal canto suo Giacomotti era già stato bersagliato dalla sfortuna sotto forma di un semiasse rotto durante una prova di qualificazione e una serie di prestazioni buone ma non ottime come al solito. Nel frattempo una straordinaria Gabriella Di Pietro andava a vincere la gara in 4:57.799, confermando la crescita delle ultime prove davanti a Marcello Gallo e a un Michele Borbolini in grande spolvero. Zoppetti è riuscito a classificarsi ottavo proprio davanti a Giacomotti, ottenendo così i punti necessari a vincere il titolo tricolore delle Carcross. Il calcio CSI che oramai è alla sua settima giornata, nel prossimo servizio i risultati dei vari gironi. Nel girone A continua a guidare la classifica il Barisotta, che ha avuto la meglio per 10-3 sull'Arcadias. 18 punti per la squadra di Premia, uno in più del Modesto Domo, che ha battuto le Zampine Orna per 3-2. Sugli altri campi, vittoria dell'Erculaneo Miselle 4-0 contro l'Anzola City Thunder. Pareggio 3-3 tra la Fulgor Vanzone e Noga. Successo del Celtic Domo 6-4 Team Sport. E 1-1 tra Golfo di Napoli e Athletic Krusnall. Nel girone B, un terzetto al comando. Il Divin Porcello, che ha battuto 6-2 la Dinamo Valpiana, e il Masera United, che ha avuto ragione del Rumianca per 5-1. Hanno agguantato in vetta la Robaducia, ferma in attesa del recupero del 15 novembre con il Varsenal. Stesso copione nel girone C, con il Garboli, che scenderà in campo giovedì prossimo con il Porchi Strobaso ed è dunque stato agganciato dalla Cordigliera Andina, vittoriosa a tavolino 4-0 con il Castiglioni Serramenti. Negli altri risultati, Nebbiuno vince 4-2 contro il Bracchio, il Victor Intra dilaga 12-1 contro il Rio Cannero, il Road Café supera 5-3 lo Strosenborg. Nel girone D, in attesa del recupero Regno di Napoli CSI Stresa, si godono il momentaneo aggancio ai ragazzi del patrone Esposito Atletico Paruzzarello, a segno 3-1 contro il Cutrone Stintori ed il Quarna, vittoria 8-4 contro il Massino Visconti. Nel girone E, primo KO per il Pesce d'Oro, superato 4-3 dal Circolo Miralago Giffa. A meno 2 la Floricoltura Saletti Trafiume, che batte 5-3 il Brisino e sale a 19 punti. Sugli altri campi, vittoria dell'FC Gaggio, del Sant'Anna, del CSI B-Side 2-1, della Pizzeria Sombreros 2-1 e della Curva Bureglio. Posizioni invariate nel calcio a 5, primo Divin Porcello, seconda Pasticceria da Franca e terzo lo Sporting Cock. È tutto, per gli aggiornamenti vi rimando al nostro sito tuttonotizie.info. Grazie per aver scelto la nostra informazione, buon proseguimento con i programmi della rete. We'll be right back.